siamo con persone un po' particolari, no? Adriano Balsamo, allora, negli 2 anni, prima partita, debutto casalingo, una vittoria convincente. Vittoria voluta, da tutta la società. Lavoravamo da un mese e mezzo per questo inizio di campionato, è importante da segnare, secondo me, che 2 anni c'è. Comunque cercheremo di fare un campionato. Oggi a mettere solo in campo tanti dei dogmi su cui abbiamo lavorato, abbiamo situazioni particolari, fuori ruolo, però che stiamo riuscendo a matchare in una maniera più che convincente. Ci voleva anche per il ritorno del pubblico dare, secondo me, un segnale di piacevolezza nel vedere la pallavolo, cercare di dare anche uno spettacolo, il nostro piccolo, ci sarebbe quello che possiamo dare. Speriamo di continuare così, anche perché il campionato è lungo. Ovviamente era importante partire bene, il primo set è stato a senso unico, poi c'è stato il ritorno del 5 frodi, oppure vi siete un po' rilassati? Il primo set è quello a pallavolo, lo sport partito di resta, ci è andato tutto molto bene perché abbiamo riuscito benissimo, abbiamo costruito bene, gli attaccanti sono stati fantastici, poi abbiamo fatto anche dei parziali individuali, Danilo ha fatto 3 o 4 minuti nel set, Giovanni non so perché, Sabella l'attacco, cioè, abbiamo tramortito da questo punto di vista, non è neanche facile, è una squadra abbastanza giovane. Secondo set loro sono saliti, noi abbiamo mantenuto il livello, però poi qualche errore di troppo, perché poi il nostro tipo di gioco è anche rischioso, nel senso che non dobbiamo velocizzare molto, però può capitare che qualcosa non va, sale anche l'avversario e ti ritrovi poi a giocare. Ovviamente occorrono 3-4 partite prima di entrare a pieno regime, ma questo voglio in Letoiani dove può arrivare? Ah, questa è la presidenza che dice per te. No, ma non penso che ci dobbiamo nascondere, soprattutto la squadra è importante, cioè, l'obiettivo è cercare di arrivare al playoff, poi fare, chissà. Naturalmente noi ci mettiamo tutto, ci sono importanti avversari, poi il campo non mente mai, ma sempre questo, se sei stato bravo, lavorato bene, hai giocato bene, vai avanti, se perdi ti dico non sei più fuori. Allora, vedo che Balsamo è bello carico, è bello grintoso, questo è il carattere, le caratteristiche del volley letoiano. Sì, sì, ovviamente, Salvo mi ha chiesto di unirmi a questa banda, sono anche queste le caratteristiche, cerco di dare anche la mia esperienza, il mio supporto mentale, ragazzi, non sono dei cavalli, ovviamente, però alle volte sono superanze incredibili, quindi cercare di essere un controllore dal punto di vista mentale, però sono come prima vittoria della stagione, come il ritorno del pubblico, a chi vuoi dedicare questa vittoria? Io dedico questa vittoria, questa domanda mi piace tantissimo, a papà Nicola Andrea, che è morto l'anno scorso il 16 ottobre, perché è un fratello della dedica a lui, veramente anche a tutti che ci sono. Allora, in bocca al lupo. Grazie, e seguiteci sempre, abbiamo bisogno di questa voce.